Ciao a tutti ragazzi e bentornati dal Califfato Islamico. Siamo qui a annettere il Portogallo. Come vedete, ormai il Portogallo non c'è più, tutte le sue colonie sono passate a noi. Ci odiano tutte le colonie del Portogallo, ma a noi non ci interessa. Ci è arrivata una marea di mercanti. Mo, la prossima guerra da fare sarà contro la Gran Bretagna. Però intanto stiamo finendo una guerra fast fast contro il Commonwealth, Dortmund e altra gentaccia che sta qui intorno. Allora, le navi dovrebbero essere pronte, quindi queste navi noi le portiamo qui nel Canale della Manica e ci prepariamo ad attaccare l'Inghilterra. L'Inghilterra ha intelligentemente lasciato l'esercito qui, in realtà è metà dell'esercito, credo, però noi facciamo così, ci mettiamo una quantità esagerata di cristiani in queste parti qui. Ho fatto tutte le cattedrali possibili in India e in Francia in modo che le conversioni vadano ancora più veloce. Samalnica, ok, eccolo qui. Va bene, Portuguese California è passata. Oh, la provincia quella là che non riuscivo a capire dove era uscita è passata finalmente alle colonie. Questa degli Zuni. Ok, quindi adesso tutto il Nord America tranne la Florida e questa singola provincia della Friesland è nostro, i Caraibi sono nostri. Ci manca insomma sta parte qua tranquillissima. Adesso penso che non ci possano più dire una sega. Allora, i grandi laghi posso convertire due province. I grandi laghi sono ste due, ok. Quindi qui ho beccato due feticisti dei piedi, ho messo tutti i mercanti lì intorno. Quindi adesso tutto il mondo dovrebbe avere i mercanti tranne la zona del Baltico e del Mare del Nord. Tra pochissimo, insomma, le rimediamo anche quelli dei mercanti. Ok, mo passa un mese, con sti soldi mi metterei a fare qualche altro stock di gente qui, un altro qua e un altro qui in Francia, se possibile. Dove stavo? Ok, c'è qua un altro in Francia. Ok, più tabacco, cioè il tabacco mi fa fare le spie e il cacao invece mi fa ricaricare prima i cristiani. Praticamente tu con il cacao, vabbè, forse perché è afrodisiaco, dicono le leggende. Quindi in realtà probabilmente mi fanno trombate più la gente. No! Allora, a Costa d'Avorio converto una cosa, eccola qui. Mazza, oh, proprio alla fine i feticisti dei piedi ho beccati tutti, tranne questi che sono colonizzati e non posso convertire con mercante. Alla fine ho cioccati proprio tutti. Quindi la flotta sta arrivando, la sovraestensione manco è tanta, 2,27. Mo' ovviamente salirà quando ammazzo Dortmund e quell'altro. Ok, Dortmund se ne va finalmente. E dal Commonwealth posso ammazzare Utrecht, quindi non c'è bisogno di aspettare. Nord-Westfalia. Eh no, questa la faccio in quest'altro modo, senza concentrare, perché quando ammazzerò quelli poi concentro. Allora, invece il Commonwealth ci ammazza sia Utrecht che se stesso, quindi c'è da pure i soldi. Due tizi in meno, ragazzi. Concentriamo tutto. Varsavia 40 sviluppo, 33 Lublino. In realtà Commonwealth inspiegabilmente ha sviluppato a bomba tutte le province. Deforesta poi. Vedi, Mazovia invece che Prato non è sviluppato. Podlasie che cos'era? Palude? No, no, aspetta, foresta, era foresta. Ok, Est Prussia, ok, questo non lo concentro, anche se potessi. Ok, quindi qua forse una piotta di sovraestensione l'ho presa, eh. Scusa, ma io avevo fatta un momento fa Tech Militare già di Storm Max? E allora questo vuol dire che devo andare dalle colonie che mi odiano, tipo la Terra Australe, che è un'altra provincia, cioè un'altra, la colonia francese. Tiè, ti butto una stecca di punti militari così, così ritorni pure amica mia. Quindi mo la Terra Australe è tornata amichevole. Boom boom, così. Quindi mo Polonia centrale, tieni. Uno, due, i punti diplo, pure i punti diplo io devo buttare, tieni. Ok, quindi la Terra Australe mi ama. Spanish Louisiana, Rio della Plata,
Rio della Plata 22 sviluppo, non lo posso potenziare perché che ci stanno i ribelli sopra. Rio della Plata, mo me dovrebbe amà. Ok, sì, ma proprio preciso. Aspetta però. Questi non c'hanno. Ah, non lo posso fare, non lo posso far diventare. Questi qua, send officer e loyalist, che sono tutte private enterprise, senza motivo. Proprio senza motivo. Ma Machu Picchu che fa, oh? 15% dell'idea cost, riforma del progresso e costo da aumentare il mercantilismo. Questo, diciamo, questo è un po' spregevole, però. Però non si butta, dai. Ok, quindi Perù me ama, a California 44, 28. Andiamo qua. Me ami? Mazza se me ami. A Brasile invece? Brasile che domo fa? 22 di sviluppo, tiè. Okay. C'è 22 costo sviluppo. Mo' ho finito tutti i punti. No, non ho finito i punti in realtà. Tiè. Brasile, mo' me ama. Come no? Come no? Poi questa è una. Ah no, questa è una colonia normale? E fammi controlla tutte allora. Ah, Louisiana pure era. Questo e quest'altro. È un casino, mo c'ho veramente assai colonie, ragazzi. French Canada. No, Caraibi. Caraibi è una colonia normale. Quindi vado da un coso dei Caraibi, faccio un altro punto di sviluppino. Solo 21 costa. Tiene, ecco qua, facciamo così. E poi i Caraibi mi amano. Mo andiamo a dar fuoco alle ultime province del Commonwealth. Non è che ho paura di una loro ribellione, però diciamo che almeno mi danno i soldi, mi danno tutto. Tiè, famo così. 54 per sviluppo Lomuk. Infatti i punti ho proprio da buttare. Ho fatto max mercantilismo, max professionalismo. E mo i punti sono proprio dometeli. Quindi mo, a corsa poi toglie, le navi sono arrivate, le navi stanno arrivando, stanno ancora qui. Oh, siamo in pace, raga! Scigazze. Ok, senti, a parte sto fatto, no? Stiamo in pace. Mo voglio attaccare la Gran Bretagna. Scandinavia, Brabante, oh, Brabante che è questo qua? Ok, quindi finalmente muore. E Friesland, ok, la Friesland dovrà morire. Chi posso ammazzare? Chi posso ammazzare? Ancora mi è passato un mese da quando è morto il Commonwealth. Fammi vedere chi diventa l'ottava potenza mondiale, giusto per divertimento. Chili! Chili, l'ho già pistato 2 volte, va bene. Riga invece chi mi porta a mezzo? Scandinavia. Bremen, Ferrara, Holland. Elige. Che è tutta sta roba? Oh. Ah, stai in una trade league con mezza Europa. Vabbè, però in realtà sono tutti marci, no? Scandinavia, Bremen, va bene. Ferrara, Holland, Liege, Lubeck, Hamburg. Goslar, Stettino. Ah, Stettino c'era! Solo che non c'era Stettino! Beh, ragazzi, che vi posso dire? Facciamo così, ammazziamo un fottio di stati marci tedeschi. Allora, lì c'è addirittura i ribelli. Poi, se non sbaglio, c'era questo. Fammi ricontrollare che altro c'era in giro. Ok, qui c'è questo. C'è Ferrara. C'è Stettino. Questo che sta fermo qua può andare da Goslar. Questo qui invece dovrà andare a fermare i forti di questo qua. Quindi questo va qui, questo va qui. E questo che sta a fare qua? E questo va qua.
Così cominciamo pure ad attaccare la Scandinavia, se possibile. Mo' sarebbe da fare come abbiamo fatto con quello coso africano. Ammazziamo tutti, tranne Riga, la Scandinavia, e da Riga mi frego più possibile la Scandinavia, così la Scandinavia scende intorno al 110%. Che in realtà mi sarà pure di meno il necessario, e in questo modo ammazzo proprio del tutto la Scandinavia alla prossima guerra. Interessanti come strategie, interessanti. Rottenburg, ok, Rottenburg già ci saluta praticamente. Questo un po' non andata da nessuna parte. Come no, eccolo qua. Questo deve andare a Bremen. Poi posso stare in pace perché se finisce qualche trattato di passaggio, ho perso. Cantabria è stato convertito. C'avrò tutte le province staccate mo in questo momento. Allora, guarda, questo sale sulla nave e va nello stesso posto dove stavano i 34.000. Ma pure un altro stock dovrà andare con lui. E con la nave poi entro in Gran Bretagna. Ora facciamo anche l'attacco alla Gran Bretagna, ragazzi. Non è che ho paura. E interverrà il Brabante e Friesland. Il Brabante vuol dire che devo aspettare che finisce quest'assedio qua prima di far sti impiccio. Quindi intanto trasloco un po' di gente lì. Ok, qui meno 2 di National Unrest al modico prezzo di nemmeno un prestito perché faccio più di 1.500 al mese. Faccio 2.000 al mese. Sotuta. Ok, ah, qui mi ero scordato di ammazzare i ribelli, ma i coloni evidentemente hanno vinto per cazzi loro. Ci fanno sognare, eh. Guarda qui, guarda qui. L'America mo si sta pure riempendo. Questa purtroppo, questa Wasteland non verrà colorata perché non è la nostra la colonia che ci sta intorno. Cioè, queste due province non dovrebbero fare parte del Magliaccio, ma di questa dell'Alaska per colorare questa, se non sbaglio. E poi vabbè, basta, si strilla. Si strilla, qui sti ribelli devono lasciar vincere per forza, non gli vado ad intervenire. Oia, Agra, vediamo qual è Agra. Me l'ha portato qua in mezzo, eh. Ok, vai. Catalayud. E mo qual è? Eccolo. Rottenburg, ah, già è finito Rottenburg. Mo questo non muoverà mai. Però insomma, mo questi ammazzo tutti. Sti mano provincia. Fammi vedere se c'è qualcun altro qua che non ho visto. Ok, no, l'ho visti. C'è Ferrara. C'è Ferrara che l'ho invaso in realtà. C'è Lubeck. C'è Lubeck. Quindi questo qua che sta pure a morire nella casella sua può andare a Lubeck. Uckermark, vediamo se Stettino si arrende perché qualcuno gli avrà ammazzato l'esercito, penso. Ok, Stettino se ne va e non ritorna più. Avrei proprio guerra lampissimo contro Stettino, calco, eh. No, pure qua non concentro. Oh! Oh! E che è qua? E che è qua? Vai a concentrare, lui, concentra tutto. Dov'è che devo concentrare? Sbrigate, oh! Che se qua i ribelli se ne accorgono ho perso! È un casino, è un casino! Casino qui! Qui mi sono fatti. Mi sembra attacco al Big Dick! Ravenna! Goslar! Allora, questi li lascio qua fermi un attimo che si abbassa la sovraestensione, se no ho perso. Allora, qua Antwerpen e qualche altra cosa se ne stanno andando, quindi mo se dovrebbe abbassare. Brabante mi sta in culo la carta, hai visto? Avevo detto che era pericoloso fragico quel paese. Non ho preso il prestito, quindi si strilla. Qui si fanno altre truppe. Cannanore è stato convertito. Ma com'è così alto? Ma che ho perso un punto d'assolutismo? No, no, non l'ho perso. Mpemba è stato convertito.
andiamo a cercare. 8 mesi, vai, si strilla. Sotuta, si strilla. Ah, il Messico mi ha mandato mezza fella di oro. Ok, mi serve un terzo esercito che sbarchi lì. I The Knight ci stanno. Ferrara e Toscana, quindi contro l'imperatore mi metterei. Vabbè, non è una minaccia, però non me va. Speriamo che se ne accorgono. Che cos'è Corol? Che mi sono scordato di fare Cor? Non si sa. Utrecht. Ah, non gli ho manco dato fuoco. Ok, tiè. Tirwal. Non si trovano mai, No, che cambiano nome, come se sono esperto dalla Spagna, però insomma, che cambiano nome è ancora peggio. Reval. Si strilla. Quindi questo va a Riga, che non è De Riga. Riga sta una casella a fianco. Ok. Questo ha deciso di non andare da Lubeck. Pyongyang, invece di essere della religione di quel briccone che c'è oggi, ad oggi è di Maometto. Adesso la Burgundia è finita. Mi sorprendo sempre che c'è sta ancora la Burgundia. Caltayub è stato convertito. Si sta viaggiando, si sta viaggiando. Konigsberg. Ah, Konigsberg che sta un bel problema matematico. Il problema dei punti di Konigsberg. Andatelo a cercare su Wikipedia, che è molto interessante. Per secoli irrisolto, visto che non sapevano niente della teoria dei grafi. Appena hanno scoperto la teoria dei grafi, hanno risolto. Quindi non era molto difficile. Ma qua c'è pure Amburgo. Ah, tu sali sulla barca. Mo facciamo lo sbarco in Orkney. Anzi, lo sbarco in Sutherland per liberare dall'oppressione i maomettosi che stanno in Inghilterra. Questo lo portiamo qui. Questo lo mettiamo al centro della Spagna. È arrivato un mercante in più, c'ho 54 mercanti. Dove pompo? Pompo. Pompiamo da questo qua. Tiè, ecco qui, così. Tanto alla fine devo mettere tutti quanti, li metto alla fine. Sti forti gli sta rodendo il bucio del culo, Sti forti qui da Lubeck e di quest'arte, io del bucio. Senti, ma se facessi qualche altro mezzo stock 2, così ho qualche altra forza per assediare. Ok, andiamo qua. Ne facciamo pure un altro qua in Francia. Il mondo, mio signore, è pronto a cadere. E basta. Se no esplode il PC. Pskov. Si sogna. Questi stanno andando a Mosca. Eccoli qui. Questa è roba del Portogallo. Mi sa che la sovraestensione è metà. Ok, allora è il momento di far morire Ferrara. Ci sono andato agosto st'estate a Ferrara. Faceva il più grande caldo che ho mai sentito in vita mia. Ma hanno detto che in pianura padana faceva caldo, ma non pensavo che poteva esistere un caldo del genere. E mi è successa una cosa molto strana, ve la dico, anche se è un po' schifosa. Sudavo talmente tanto che per 3 giorni non ho pisciato. Poi torno tutto normale, non sto a morire, non c'è niente di strano. Non ho pisciato perché tutto quello che bevo è sudore. Molto interessante, scommetto che siete contenti di averlo saputo. E insomma, sono contenuti di alta qualità, so di New York. A Goslar, te ne vai te? No! Holland, te ne vai te? Sì! Z-
Senti, e mo? Quant'è? 2,64. C'è ancora spazio per qualcuno. Io vuole morire. Allora, questo... Penso che questo De Goslar possa andare a fare qualcosa di più utile, tipo andare a Bremen. Quello sta andando a aiutare là. Shangue, va bene. Scrivete nei commenti se volevate sapere sto simpatico effetto che ti fa il caldo di Ferrara. La Scandinavia non viene, il Brabante ovviamente sì perché è troppo coraggioso. Il Friesland. Friesland, vabbè, ovviamente viene il Friesland. Ok, bene, si strilla. Allora, questo va qui di corsa dal Brabante. Le navi salpano in modo che io posso sbarcare in Nord Scozia. Questi 121.000 sul forte perché siamo ambiziosi. Ci mettiamo Gesù se possibile. Eccolo, non è proprio Gesù, però insomma ce lo fa manna bene. Ok, e anche la nostra amica Inghilterra adesso prende una scarica di botte incredibile. Great Karu. Ah, questo ancora devo fare i gol qua. Pensa! Ok, un pezzo d'esercito inglese è già morto. Andiamo qui. Ovviamente si fa la stessa strategia del Portugal, cioè che la maggior parte di questi ragazzi, cioè quello che freghiamo adesso all'Inghilterra sarà quello che loro, diciamo, intrappolerà in Europa. Allora, Rottenkull, ponna qua. Troppo simpatico, ecco, certe battute incredibili faccio. Ok, vado qui. Ok, mi sa che pure quell'esercito inglese è morto. Andiamo qui. Più 10% di infantry combat ability al generale gli è uscito. Pure, come se non bastasse. Questo va qui, questo va qui. Questo va a occupare London. Alla fine insomma cosa servite queste navi? Sono servite solo per il trasporto. Tosto bucio per palle, poi serviamo a cazzo. Allora, attenzione! Attenzione! Attenzione, l'esercito inglese in Europa è scomparso! Quindi questo non corre più. Questo non corre più. Questo non corre più. Questo non corre più. E la Bretagna l'ha occupata. Qui che cos'è? Palencia? No, ok, Palencia. Mandiamo il maomettista da un'altra parte. Andiamo a occupare il British Niger. Famo un gruppo, no, un mezzo stock 2 qua. E quello sarà l'ultimo che serve in Africa. E poi vediamo qui. Che altro c'ho contro? Nessuno. Penso che l'Inghilterra non ci abbia cose sparse in giro a rompere le balle, eh? No. Ok, senti, l'Inghilterra che me dà? Inghilterra ovviamente no, è troppo presto. Allora, la Friesland mi deve dare tutti i territori marci che ci ha sparso in giro per il mondo. Come ad esempio la Colombia. Questa è la capitale della Friesland, quindi in realtà devo andare là. Vabbè, ok. Mi deve dare sto Sud America qui. Tutti i territori più strani del mondo ha preso la Friesland. E poi senti, qui è antico, c'è pure qualche isola sparsa così. Groningen, Meppen, St. Kitts. Allora, leva Groningen, dammi un guan. Ok, che rimane? Meppen e Groningen. Ok, sì. Perfetto, gli lascio questi territori qua. E gli piove pure Meppen e gli rimane solo Groningen e si strilla. 99%, 100 di aggressive expansion, purtroppo, forse ci fanno la coalizione. Intanto gli amici di Riga prendono le botte. È morto un ammiraglio, porello. Ah, sta a combattere. Si combatte, si combatte. Vediamo se le nostre flotte sono degne. Ah, l'ammiraglio è l'unico che è morto. Fammi un ammiraglio nuovo. 5 di movimento. Cacqua, è una cosa incredibile. Combattere con le navi è un insulto. Viborg. Ok, questo ha vinto. Andiamo qui a Baliuska. Questi qua stanno a portare la gente in giro.
senti, tu dopo che vinci fai l'occupazione di questa roba qui, perché sennò non finiamo più. Lubeck dubito fortemente che riesco a fargli full annex, però cerco di fregargli Lubeck, perché sicuramente è una città che vale Gesù. No, gli faccio full annex. Gli facciamo full annexino. Poi ammazziamo anche Amburgo qui e quest'altro da qua. Questi sono matti, però non ci combattiamo, pensa, io sono ancora più matto di loro. Che questo si mette qua, mentre questo, se possibile, si fa un carpet siege. Ok, anzi no, questo va proprio diretto su sto forte qua, in Northumbria. L'Inghilterra, mazza, l'Inghilterra pure è già sta bassa morale, già è giallona. In coma, lampuna, ok, va bene, è passato il mese, volevo vedere che gli posso fregare questi. Allora, gli freghiamo, ovviamente questo. Bene, poi gli freghiamo il Niger. Così l'Africa è nostra. Grazie ai miei superpoteri ho visto che qui c'è un'isolina inglese. E poi, non lo so, mi sa che sono finiti gli inglesi. Questa è dell'Est Frisia. Questa no, questa è tutta roba... tutta roba di noie bio. E va bene, questo è solo il 49%, quindi qui gli prendiamo questo. L'Irlanda è un posto fondamentale, la prende. Così l'Inghilterra poi rimane solo in Gran Bretagna. Ok, mazza se glielevo, mazza se glielevo. 99%. Tiè, gli piove pure quello. E penso che non abbiano altre cose in giro. Non ho voglia di andarla a cercare perché proprio non mi va. Però insomma, penso che dopo questa guerra, cioè tanto questi valiano 200%, poco più. Quindi in realtà poi sarà full annex alla prossima. L'assedio di Riga è vinto. Tocca pure capire quanto gli tolgo a sto ragazzo, insomma. Inseguiamo pure con questi cosi. Ma guarda, questo se vuole si mette a fare l'assedio qui e si strilla. E vabbè, ragazzi, si sogna. Che devo fare? Devo fare la tech admin e la facciamo. Oh, il prossimo gruppo di idee ci permetterà di colorare bene l'Africa. E poi se siamo matti ci mettiamo anche a colorare tutta questa zona qui del nord dell'Asia. E penso che poi tutto il mondo è colonizzato. Tutto il mondo è colonizzato perché il resto lo sta colonizzando le nostre colonie ormai. Quindi sì, si sogna, ragazzi. Io con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. A presto!